Benessere degli animali. C'è anche l'Italia, tra i 5 paesi UE, oggetto delle visite di audit programmate dalla Corte dei Conti europea nell'ambito di un'indagine sulle misure e sui finanziamenti europei in materia. Dopo aver annunciato l'avvio dell'audit, la Corte ha pubblicato un documento sulle azioni intraprese dall'Unione per garantire il rispetto della normativa sul benessere animale e per migliorare il coordinamento tra le attività in questo ambito e quelle della PAC, Politica Agricola Comune. Secondo uno studio del Parlamento europeo, nell'Unione ci sono 4 miliardi e mezzo di polli, galline ovaiole e tacchini e circa 330 milioni di mucche, maiali, capre e pecore, cui si applicano norme specifiche in termini di trasporto, condizioni di vita negli allevamenti e macellazione. Alla promozione del benessere degli animali e al miglioramento degli standard contribuiscono anche i pagamenti diretti della PAC, il cui importo può essere ridotto in caso di mancato rispetto dei requisiti da parte degli agricoltori. Obiettivo della Corte è ora verificare in che modo la Commissione e gli Stati membri stanno assicurando l'applicazione delle norme europee e l'efficacia dei sistemi di controllo, ma anche se i fondi della PAC sono stati effettivamente utilizzati per migliorare il benessere animale. L'indagine comprende visite di audit in 5 Stati membri, oltre all'Italia, Romania, Polonia, Francia e Germania, e si concluderà con la pubblicazione di una relazione a fine anno. In collaborazione con fasi.biz.